Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere un bel giradischi VPI, lo Scout. VPI è una ditta molto famosa che produce solo bei giradischi, niente roba, diciamo, consumer, tutta roba di alta qualità. Dovrebbe essere con sede nella provincia di New York e fa dei bei giradischi, come dicevo. Questo è il modello Scout della serie Scout. Ne fanno alcuni tipi, ma molto simili gli uni con gli altri, tutta la serie Scout. Cioè, usano tutti questa base qua, no? Praticamente, che è in MDF, con il sotto in acciaio, e i piedini che sono a cono, però sono regolabili, no? Il motore separato, quindi trazione a cinghia, come potete vedere, è un motore a 24 poli, un bel motore, e la caratteristica, diciamo, più importante è questo, il suo braccio, l'unipivot. I bracci unipivot, l'ho spiegato tante volte ma lo torno a spiegare, hanno un perno centrale e il braccio, oltre che muoversi per così, può anche muoversi in questa direzione, quindi va a seguire benissimo il nostro solco. Ecco, va detto che questo è un bel braccettino, è un 9 pollici, che è anche intanto dà l'impressione, e lo è al tatto, di essere molto robusto. Se anche ci va giù di posto dallo spillo, si mette su molto bene, che non tutti gli unipivot hanno questa caratteristica, e è un bel braccio, insomma. Il piatto, come potete vedere, è in acrilico molto alto, sarà circa 3 cm, e per un peso complessivo di circa 15 kg del tutto, quindi direi che è un bel giradiscone. Rigido. Abbiamo il nostro clamp, ok, per andare a bloccare i dischi, si bloccano molto bene, è anche molto bello. E costa ad oggi nel 2015 2.500 euro. È un giradischi che lo fanno da parecchio tempo. Dopo ci sono altri modelli di Scout, uno con il piatto in alluminio un po' più alto, uno addirittura con la doppia base in MDF, che costano leggermente di più, 3.000-3.500. E poi c'è la serie invece, chiamiamola reference, molto grossa, sono giradischi da 30 kg dove penso che montino il braccio un po' più lungo, 10 pollici, e sono giradischi ancora migliori. Però già qui abbiamo tanta roba, perché suona bene, è un giradischi che ha tutte, diciamo, le caratteristiche dei grandi giradischi ad un prezzo che sembrerà elevato, però tutto sommato è molto molto competitivo. Dietro troviamo il nostro attacco per i connettori RCA e per il nostro nottolino per la massa. I cavettini che monta internamente sono di buonissima qualità, si vede anche qua in esterno, no? E abbiamo il nostro classico alzabraccio e il nostro blocco del braccio. Insomma, il giradischi è molto ma molto interessante. Io ve lo consiglio tantissimo, anche perché quando si ha un giradischi di questa marca è facile innamorarsi, e anche se ipoteticamente ci stanchiamo e decidiamo di venderlo, è molto facile, perché sono oggetti molto molto commerciabili. Spero di essere stato chiaro, ora ve lo faccio vedere anche dietro, anzi ve lo smonto un po', guarda, così vedete un po' meglio tutto il meccanismo. La cinghia, sto attento una cosa, appoggio qua. Ecco, come dicevo, il motore è separato, quindi possiamo dare noi la tensione alla cinghia. Vedete, il motore ha il suo attacco VDE e il suo interruttore, molto molto semplice. Qui facciamo i 33 giri, qua i 45 giri. Vediamo se riusciamo a fare un lavoro fatto bene.
deve essere praticamente bello dritto per poterlo togliere. Evidentemente non ho la mano buona, ecco qua. Vedete, questo è il piatto in acrilico, molto molto massiccio, pesante e soprattutto non risonante. Qua c'è il suo pozzetto, ecco, vedete, la sfera la mettono sopra, alcuni la mettono sotto, cioè insomma sono due modi separati da andare. Abbasso il volume, eccoci qua. Lo faccio vedere anche un po' sotto, ok, con la base in metallo, e ve lo faccio vedere anche dietro. Ecco, vedete i suoi due attacchi. Eccoci. Spero di essere stato chiaro. Un saluto da Davide di Audiocostruzioni.